albori, se così si possono chiamare, di questa giornata, che abbiamo voluto perché sono passati 50 anni da questo referendum, che sono stati insomma un referendum che è stato molto molto importante. Allora, voglio ringraziare innanzitutto Radio Radicale, che è presente a registrare l'iniziativa e fare in modo che altri della nostra città possano ascoltare l'iniziativa che facciamo. Domani sarà il 50° anniversario del voto referendario sul divorzio. Il 12 si è votato, poi si è votato anche lunedì mattina. E ne parliamo oggi con dei protagonisti dell'epoca che si sono resi disponibili a raccontare l'esperienza. Ci sarà Sonia Trubianelli, eccola. Se sei disponibile a parlare, parli. Se no, se c'è qualcuno poi anche che non è in elenco, che ha delle cose da dire, tanto siamo qui per ascoltare l'esperienza di quell'epoca. E che era una militante referendaria dell'epoca, Giuliano Bonizzato, avvocato, che è presente. Sono in combinazione. Domenica, cioè domani, Come tutte le settimane, domani uscirà sul... Il mio articolo, sì. Sì. Su Chiamami Città, Cronache Malatestiane, giusto ancora? Sì. Proprio sul referendum di 50 anni fa. Perfetto. Lui, tu sei stato anche nell'università un goliardico? All'interno dell'università hai fatto parte del... Sono stato vassallo del castello di... Ok. Perciò abbiamo liberale e radicale. E certo, lo dirà il microfono. Sì. È una storia che ho sentito raccontare. Giuliano, non ti ascoltiamo se parli non riusciamo a sentirti alla radio. Le cose le dirai dopo qui, che sono tutte cose che vogliamo ascoltare. Verte rapido il microfono. Abbiamo la fortuna di avere Walter Veceglio, che come storico del Partito Radicale e di Pannella proprio, direi anzi forse più storico di Pannella secondo me che del Partito Radicale, e si ricorda bene, magari ci potrà rammentare qualcosa di quei periodi. Poi insomma Walter è stato anche giornalista sul Male, è stato un protagonista di questo giornale, io ero piccolissimo che sfogliavo e c'era, ed era proprio divertente. Ah sì, mi ricordo, lo pseudonimo ti nascondevi, Oltre Walter ci sarà anche Massimo Bianchi, avvocato, Werther Casali, che è appena intervenuto, che eri liberale all'epoca, giusto? Gioventù liberale. Dopo doppia testa. Dopo. Il Partito Radicale nasce dai goliardini. Nasce da un corrente liberale di sinistra. Ho detto bene? È Pannella che nasce dalla goliardia. Così. Allora. La scissione di Valbruna, dico bene? Annunzio. Mario Pannunzio. Lui apre la strada a Pannella. Allora, ha appena parlato Giuseppe Chicchi, che è stato il nostro sindaco nella città di Rimini negli anni 90 ed era un militante dell'epoca. Ci doveva essere anche Domenico Pazzini e anche Ennio Grassi,
li cito perché desideravano esserci ma hanno avuto difficoltà e non possono esserci, che facevano parte dei cristiani per il no, perché qualcuno mi ha detto che sono state proprio queste persone, questo comitato, che in qualche modo ha fatto la differenza finale. E allora... Sicuramente ha dato un contributo importante. Allora, io di solito faccio confusione a braccio. Mi sono scritto due cose, così faccio confusione leggendo. Vediamo un po'. Questa giornata è un'occasione in cui ci si incontra, ci si vede per raccontare le cose in modo sereno, perché ormai l'istituto del divorzio, che all'epoca ha diviso moltissimo, è una cosa consolidata e presente negli italiani come un diritto acquisito che non è più discusso altro, differente da altri temi che sono stati soggetto di campagne referendarie come il fine vita, la droga legale, la fecondazione assistita, l'aborto, che sono ancora temi che sono aperti in discussione. Il divorzio invece è uno di quei temi che proprio ha avuto una crescita, uno sviluppo e si è consolidato completamente. E oggi, come ci dirà Gibo, è veramente libera questa cosa qui. Vedi, ti devi sedere. Ti devi sedere qua. Almeno interrompi che ti ascoltiamo. Ok, io vado avanti a parlare, che così finisco le mie cose. Allora, il referendum rappresenta questo... Io l'ho vissuto... Sì, ma mi fai finire, Gibo, due parole? No, Gibo, aspetta, ti ero seduto. L'ho vissuto come avvocato di Murzini. Certo, infatti ci farai questo racconto, che lo devi fare completo, non interrompendo, ok? No, sediti, ti ho chiamato per star lì. Almeno ci interrompi, sentiamo. No, almeno ci interrompi che riusciamo a sentire le cose che dici. Allora, io finisco un po' il quadro. Si ricorda il referendum del divorzio come un atto che ha dato libertà ai cittadini in tema di divorzio. Ma c'è altro in realtà. Perché per avere questa legge c'è stata la contropartita di attivare nel 70 l'istituto referendario previsto dalla Costituzione, che fino allora non era stato attivato alla seconda scheda. Perciò il referendum del divorzio ha avuto il pregio, oltre che a confermare la legge, anche quella di istituire la scheda referendaria che prima non c'era. E poi è stato il paradosso è che sono stati i reazionari, cioè chi voleva opporsi al cambiamento, chiede la scheda referendaria, che poi è stato l'elemento, quella scheda, che è stato utilizzato proprio per cambiare la società italiana. Negli anni 70 il diritto di famiglia è proprio cambiato con divorzio e aborto completamente, e ha innescato un processo velocissimo di cambiamento, almeno in quegli anni. Perciò è andato proprio contro i voleri di chi voleva usare la scheda referendaria per affermare qualcosa che non era più presente nel popolo. Queste Fanfani, se non sbaglio, che hanno proprio proposto lo scambio pochi mesi prima, nel 70, pochi mesi prima di dicembre, hanno fatto questa legge. Allora, io la faccio finita dicendo che Marco Pannella, che lo voglio citare, si impossessò di questo strumento e lo fece funzionare, lo usò in tutte le occasioni, e in qualche modo poi lo strumento abrogativo divenne uno strumento per legiferare, perché si riuscì ad applicarlo sulla norma intera, eliminando alcune parti, per poter poi fare in qualche modo a cambiare delle norme. Va detto che quando è stata chiesta l'abrogazione totale, per esempio, della legge reale, se non sbaglio, la Corte Costituzionale ha detto che non era possibile perché sennò c'era un vuoto legislativo. Il referendum fin da subito iniziò a avere dei colpi per contenere la forza dirompente che aveva.
però insomma quello del divorzio è sicuramente un momento cruciale di cambiamento della vita del nostro paese. Allora io mando un piccolo firmato che rappresenta una mostra fatta negli anni 90 al Partito Radicale e sono 27 immagini, che rappresenta la storia del referendum, e poi dopo faccio vedere alcune cose che ho preso in biblioteca Rimini, alcune fotografie così rapidamente di quello che è Rimini sui giornali e sui quotidiani. Il quotidiano era uno, il resto del Carlino, poi c'erano molti giornali di partito in cui ci sono alcune cosine giusto da citare, perciò io rubo questi attimi. Allora, ok, questo qui è un po' le vicende viste con questi manifesti. Oggi si è deciso di riproporle in modo più attuale, con delle immagini, perché ci sono state delle critiche, riprodurre i manifesti ma è una cosa antica. Oggi nessuno viene a vedere i manifesti, si fanno le cose per internet. Allora, adesso presento alcune... I giornali che abbiamo trovato dell'epoca... Sono Il Progresso, che era un quindicinale, ed era un quindicinale del Partito Comunista, da quello che ho capito, anche se non c'era mai scritto da nessuna parte. Il Resto del Carlino come quotidiano, Il Pensiero Romagnolo, che era repubblicano, e L'Ausa, un periodico della Democrazia Cristiana, del secondario di Rimini, Nuova Posizione, che era un periodico politico a cura del Manifesto del Partito di Unità Proletaria. Questi sono le testate che... abbiamo consultato prendendo un mese prima il referendum e un mese dopo, giusto per vedere le cose. E le cose le ho pubblicate sulle pagine Facebook e adesso insomma le guardiamo velocemente. Questa è una vignetta dell'Ausa che mostra quali sarebbero stati i disastri del referendum, simpatica come cosa. Ma insomma... Va bene, la realtà dei fatti poi, diciamo che la realtà dei fatti poi visti con, va bene, non è una cosa simpatica, mi hanno contestato. Allora, poi sul Progresso sono comparse due articoli
dei cristiani per il no, che erano presenti a livello nazionale, e qui c'è proprio tutto l'elenco delle persone che hanno aderito, e come dico c'è Regno Grassi tra le persone e altri. Sì, adesso io non riesco a leggere da qui, se qualcuno riesce a leggere i nomi. Forse c'è Antonio Zavoli. C'è tutto, sì, c'è tutto l'elenco proprio. Quindi il gruppo del Maritensi schierò, sì, mi pare. Sì. Peccato che non c'è presente qualcuno di loro. Poi, qui cosa c'è? Qui c'è un articolo sempre del Progresso in cui affermano che non saranno neutrali, perché se non sbaglio c'è stato un momento in cui c'è stato un tentativo per evitare il referendum a livello parlamentare con delle trattative per cercare di evitare. E questo qui, se non sbaglio, viene successivamente alla fine di questo tentativo. Il tentativo era di fare il divorzio solo per il matrimonio civile, sì, e la Chiesa si spaventò e bloccò questa cosa perché temeva che i matrimoni civili diventassero superassero. Giustamente. Poi c'è un articolino simpatico in cui si fanno delle statistiche sui divorzi a Rimini, perché la legge viene approvata a inizio dicembre 1970, il referendum si fa 3 anni e mezzo dopo circa, 3 anni dopo, e succede qualcosa nel frattempo, e succede che tutte le persone che erano già separate da lungo tempo iniziano a chiedere il divorzio, avevano titolo di chiedere, da quello che ho capito, di chiedere il divorzio perché la separazione era già datata, e c'è una persona del 1920, no, che era separata dal 1923, che accede a questo servizio. E qui c'è l'articolino con un po' di numeri in cui si afferma che è molto popolare questa norma, perché sono soprattutto i ceti meno abbienti che ne usufruiscono e hanno avuto l'occasione di divorziare. È la ragione principale della separazione, è per sposarsi di nuovo. Questo viene indicato. Perciò è un dato attuale dell'epoca, secondo me, che merita, insomma, meritava di essere. Dice che il 30% dei divorzi sono chiesti dalle donne. Questo. Qui invece ci sono i risultati del comune per comune. Io li ho guardati un attimo. Sostanzialmente viene fuori che Riccione era il comune più divorzista con quasi l'80% dei no, mentre ci sono 3 comuni, Montecolombo, Montescudo e Montefiore, che loro non erano d'accordo, hanno vinto perché erano democristiani. Qui c'è una mappa, fa vedere Rimini nella sua nei suoi quartieri. Gaio Fana e Montelabate, il quartiere 10, se non sbaglio, l'81% hanno votato no, mentre il centro storico di Rimini non ha vinto gli abrogazionisti, però sono arrivati al 49%, il centro storico all'interno delle mura. Allora, qui si sono preoccupati dell'errore. Io ricordo da bambino, in famiglia, questo ricordo qui, in cui si discuteva per capire come votare, perché non era sia il divorzio, ma devi mettere la croce no per far sì che il divorzio rimanesse, e creava un pochettino, insomma, di dialogo. Sostanzialmente si parlava di abrogazione, era no all'abrogazione per conservare la legge. Qui fa vedere le percentuali del capoluogo sulla cronaca di Rimini del Corriere, no, del Carlino, del Carlino, e c'è una cosa simpatica, perché quella foto rappresenta due sposi che vanno che sono andati a mettere nell'urna, vestiti da,
da cerimonia, hai capito? E il commento è: dopo il primo sì, che cosa avrà votato la giovane sposa nel giorno delle nozze? E il marito, i due coniugi mettono nome, cognome, tutto quanto, luogo dove hanno votato, insomma c'è questa fotografia che correda. Qui invece sempre folklore, fanno vedere le suore, una giovane donna che va a votare, no? Fanno vedere questa cosa qui. Mentre sotto la didascalia parla di questi due che si avvicinano al voto e hanno la spiegazione da un rappresentante che, se non sbaglio, lavora in corte d'appello, che gli spiega, cioè, gli uomini sono seri, ragionano, gli spiegano, invece le donne sono allegre e vanno a votare così. Poi ci sono degli slogan, qui una serie di immagini in cui ci sono degli slogan che invitano al voto sì, al voto no. Questo qui c'è l'elenco dei partiti, PLIPSI, PRC, PCIPSD di Rimini, non ce n'è una di quelle sigle che oggi è significativa. Questa invece l'AUSA, c'era una testata all'epoca cattolica proprio, si chiamava l'AUSA, che ha fatto la campagna per il sì e usava i suoi metodi e le sue ragioni. Questa è l'impaginazione complessiva. Poi il confronto è carino fra i diversi partiti, si usano parole pesanti, si pubblicano nome, cognome, è un modo molto di sempre il sì. Questa è un'altra invece, un altro slogan, pubblicità del sì, in cui il divorzio causa l'abbandono dei figli. Molto pesante, non dico che carina stavolta, pesante. Questa invece è la testata dell'Edera, Repubblicani, in alto sulla sinistra si vede proprio com'era la scheda, bianco e nero, sì no, punto. Ok, c'è qualcos'altro? Sì, qua ci sono invece i dati nazionali, hanno votato, se non sbaglio, ho letto 37 milioni, 32 milioni hanno votato, 19 per il no, significa per conservare, il 13% invece, e 13 milioni, 40 per il sì. Io direi che le cose che avevo da dire le ho dette e passerei a Chicchi per iniziare. Insomma. Intanto grazie dell'invito. Io comincerei dal leggero, nel senso che devo raccontare un paio di episodi che sono stati importanti per la mia vita, divertenti per certi aspetti. In quegli anni io avevo una formazione laico-azionista, tant'è che insieme ad altri abbiamo fondato il Circolo Astrolabio a Rimini, che era diretto da Ferruccio Parri, e avevamo un approccio, come dire, vicino, non lontano, all'attività che stava facendo Marco Pannella. In particolare devo raccontare questo episodio. A casa mia, la mia nonna, per arrotondare la pensione, teneva delle persone a pensione. Uno di questi era un dirigente dell'ufficio entrate di Rimini, che fece poi una gran carriera, divenne direttore dell'ufficio entrate di Milano. Toscano, si chiamava Verzellesi, forse tu l'hai anche conosciuto, forse. Esatto. Per cui lui leggeva allora Espresso e Il Mondo, quindi a casa mia arrivavano questi giornali che io ragazzino leggevo. Allora lui si candidò nel 1956 o 57, non mi ricordo, in una lista radicale al Consiglio Comunale di Rimini. Una sera doveva andare ad un dibattito e andò disperato da mia nonna e disse: Lucia, ho la giacca tutta sporca, devo andare ad un dibattito, come faccio? E la Lucia dice: Abdag na zacca di mio marito.
e tira fuori la giacca di Antonio Sacchini, marito di Lucia, e gliela prestano, andava abbastanza bene, e Derzellesi va all'iniziativa elettorale con la giacca di mio nonno. Al ritorno, fra il riso e, come dire, la disperazione, dice: cosa mi è successo, Lucia? Ho messo una mano in tasca durante l'iniziativa elettorale dei radicali e ho tirato fuori la corona del rosario di mio nonno. Ecco, questo per dire cose. Però attraverso Verzellesi io ho avuto, come dire, un approccio a quel cultura laica che poi ha portato queste grandi innovazioni legislative e di costume. Naturalmente nel 74 io militavo, ero militante del Manifesto, poi divento l'anno dopo consigliere comunale del BDUP, Partito di Unità Proletaria, che è, come dire, l'espressione istituzionale del Manifesto. E quindi come gruppo del Manifesto abbiamo attivamente partecipato alla campagna referendaria puntando prevalentemente sulle fabbriche, perché noi avevamo in piedi come gruppo a Rimini due importanti interventi sulle fabbriche, a Villa Verucchio e a San Mauro Pascoli, e avevamo percepito che sulla componente operaia della società italiana il tema del divorzio non era ancora passato con una, come dire, con una solidità come quella che c'è oggi. Ecco. Ci aiutò a San Mauro un episodio che vale la pena di raccontare perché resti in qualche modo alla storia, di un calzaturiere che aveva un'azienda con circa 70-80 operaie, che non so bene perché e per quale, ma capisco i motivi, mise nel gabinetto delle sue operaie una sirena che appena passavano i due minuti consentiti per esercitare le proprie funzioni fisiologiche, scattava la sirena e si apriva la porta automaticamente. Ci fu una rivolta operaia guidata da una gentile signora che aveva allora forse più di 50 anni, che si chiamava, mi pare, Teresa, Teresina, qualcosa del genere, che innestò un movimento sul quale noi come Manifesto intervenimmo in funzione referendaria per sostenere appunto il no. Dette queste battute, passiamo alla fase seria, alle cose serie. Il referendum sul divorzio ha aperto la strada al referendum, alla legge sull'aborto e alla vittoria del referendum relativo. Cioè, qual è il punto strutturale che queste due cose in un paese cattolico, con una forte componente tradizionalista, non dimentichiamo che quasi tutte le regioni del sud videro la vittoria del sì, quindi un paese anche diviso al suo interno. Quale fu il punto, diciamo così, dirimente che non solo permise la vittoria al referendum, ma consentì di aprire una strada, un percorso nel quale si sono inseriti la legge sull'aborto, si sono inseriti il nuovo diritto di famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Certamente la questione dei diritti che assume nelle società complesse in cui le classi tendono a scomporsi un ruolo centrale. E lo assumeranno nel futuro, perché tanto più le società complesse scomporranno le classi, tanto più la tematica dei diritti diventerà centrale. Ma dentro questa tematica dei diritti c'è un punto, e chiudo,
quel referendum che la Democrazia Cristiana avventurosamente volle, pensando di vincere, Fanfani in testa, è stato il primo mattone che è stato tolto sotto il piedistallo del patriarcato. Ora, noi siamo abituati a pensare al patriarcato come una cosa astratta, qualcosa di... No, no, il patriarcato è una struttura economico-produttiva. È una cosa che serve a garantire che qualcuno si fa carico dell'attività di cura quando il nerboruto maschio svolge le attività manuali. Ed è un pilastro della società, dall'antica Roma, diciamo, dagli Egizi in poi. Ora, attaccare il patriarcato significa individuare un terreno di lotta che, attraverso il referendum, attraverso la legge sull'aborto, ha dato il via al movimento femminista e ha dato il via a tutti i movimenti attualissimi di rivolta femminile che si configurano, scusate se lo dico da marxista, come uno scontro di classe che ha come base la distruzione di una struttura economico-sociale che ha confinato il mondo femminile ad un ruolo subalterno. A me piace vedere il referendum la vittoria del referendum sul divorzio come il primo storico contributo alla demolizione di questo castello. Come maschio la cosa mi, come dire, preoccupa. Diciamo che scatta un meccanismo di difesa quasi involontariamente, ma la dura realtà è questa, la dura e fortunatamente attiva realtà, perché questo scontro è uno scontro che sempre di più vede protagonista la metà del mondo che nella storia è stata al margine. Werther Casali è già qui in posizione, io farei venire su poi, no, Franchini vieni, no. Poi Gibo, dopo vieni su che dopo intervieni te, poi ti metti qui, se hai qualcosa a dire lo dici. Volete un intervento umoristico, un intervento serio? Quello che hai voglia di darci. Fai tutti e due li sintetizzi. No, adesso però... Gibo, adesso ti siedi, dopo Werther poi inizi tu, ok? Siediti, che inizi dopo Werther. Dai, così ci penso su. Beh, devo dire che molte delle cose che ha detto Giuseppe collimano non solo con i miei ricordi, ma anche con molti significati. Innanzitutto proprio su quello che è stato il referendum sul divorzio, quella vittoria, più la vittoria del referendum forse che la vittoria in Parlamento quando la legge fu varata, perché fu molto difficile, veramente molto più difficile, diciamo così, in Parlamento che con i cittadini. Non c'era quella differenza enorme che c'è stata poi con il divorzio, e perché davvero è stato uno spartiacque, davvero da lì è iniziata non dico un'ondata, però una presa di posizione, di coscienza sul discorso dei diritti civili. È stato sicuramente una pista di lancio. Non dimentichiamo, tra quelli che hai detto tu Giuseppe, per esempio l'obiezione di coscienza. Parlavi delle femministe, ci legherei anche lì il discorso della libertà sessuale, non solo delle femministe, ma innanzitutto degli omosessuali. Non a caso nel Partito Radicale c'era il Fuori, che era il fronte omosessuali rivoluzionari, che prima
che ci fosse questo clima che è arrivato dopo il referendum erano veramente, diciamo, storie di nicchia politica. Erano davvero club del quale si discuteva magari in pochi, come siamo noi qui stasera, e ci si dava ragione, e però le finestre rimanevano chiuse, e rimanevano chiuse non solo nella città, ma anche nel Parlamento. Tutte le volte che si provava a presentare una legge o andare alla modifica di una legge verso, non dimentichiamoci che anche per quanto riguarda il diritto di famiglia, e non è stata anche quella una lotta molto facile in Parlamento, ci si è arrivati dopo smussature, non smussature, compromessi anche, perché aveva una forza laica non da poco questo nuovo diritto di famiglia rispetto a quello che era prima. E sicuramente questa è stata un'onda che ha portato anche, come diceva, ricordava prima Ivan, Pannella a parlare dei referendum come la seconda scheda. È stato lui a definire il referendum da quel giorno la seconda scheda possibile in mano, e forse è stata, diciamo così, la prima cosa che come radicali abbiamo veramente cavalcato sino in fondo, ci siamo scontrati, avendo molto spesso, trovandoci forse più delle volte, più in sintonia con i cittadini che con il Parlamento. E questa è la storia che è andata avanti, è una storia che forse oggi mi sembra che sia un po' ribaltata. Perché, secondo me? Perché al di là di quelle volontà e militanze politiche che ricordava Giuseppe, c'era, almeno in quella che era l'area, diciamo così, di chi faceva politica nel giovani, come eravamo allora, c'era l'identificazione di forza, di identità laica. Forse proprio perché era così oppressi, diciamo, dalla Democrazia Cristiana, c'era veramente la sensibilità laica, che si respirava come una freschezza rispetto a quello che ci succedeva intorno. Non a caso, per esempio, nel Partito Radicale l'aprirsi con il proprio statuto, col discorso della doppia tessera, ebbe un grosso successo. Cioè, tu non potevi essere iscritto al Partito Radicale essendo iscritto al Partito Comunista, al Partito Socialista, a qualsiasi altro partito. Io mi ricordo che, provenendo dalla Gioventù Liberale, proprio sulla campagna del divorzio iniziata alla fine, prima della legge, dunque penso 68-69, era Rimini, c'era la GLI, che era la Gioventù Liberale, io facevo parte, Massimo Bianchi era il mio segretario, l'avvocato Massimo Bianchi, Sonia già era presente anche lei, e c'era la prima volta che, per esempio, non la prima volta che venne Pannella Rimini, ma diciamo che perché Pannella Rimini, se non sbaglio, la prima volta è venuta per il congresso di chiusura di Lotta Continua. Sì, la prima volta, dopo non so se è venuto prima, altre cose, ma era quella. È stato nel 68-69, dove appunto la GLI, che erano giovani liberali, giovani repubblicani e giovani socialisti, organizzarono alla sala dell'Arengo, proprio una serata dedicata alla legge sul divorzio. E che ebbe, io mi ricordo, un discreto successo, non so se fosse piena, adesso non ricordo bene, e mi ricordo che fu un po' la sorpresa anche a livello locale, Giuseppe, perché veniva fuori da piccole formazioni giovanili e laiche che non avevano, tra l'altro, dietro le spalle delle potenze di partito, perché erano piccoli partiti dal 3 al 4% quando andava bene. E anche all'interno di quei partiti essere referendari e essere così favorevoli al divorzio, da metterlo come una delle prime battaglie da portare avanti, non era nemmeno tanto facile.
almeno adesso lo so, quanto fosse nel Partito Socialista, ma anche nel Partito Socialista, insomma, nella GLI, per esempio, ci avevamo forse allora il segretario, se non sbaglio, era Massimo Panozzo, forse proprio lui che era d'accordo, ma la maggior parte del Partito Liberale a Rimini erano dei conservatori, anche se non cattolici, erano conservatori. E dunque credo che difatti fu un po' la conseguenza che con l'andare avanti, forse dopo l'incontro con Marco Pannella Rimini in quell'occasione, per esempio io lasciai la testa del Partito Liberale per quella radicale, anche perché sulla doppia testa mi facevano capire all'interno del Partito Liberale che era bene, non era gradita, non era vietata, però non era gradita. Questo per dire che c'era questa possibilità proprio sul discorso dei diritti civili di allargare. Un altro ricordo bellissimo, per esempio, di Marco, il voto ai diciottenni, non abbiamo parlato. La battaglia per il voto ai diciottenni è stata una battaglia eccezionale, perché veramente lì è stata super trasversale, e questo clima, questa forza, diciamo così, laica, andava a superare la forza ideologica degli altri partiti. Io mi ricordo una manifestazione per il voto ai diciottenni a Roma, fu la seconda volta forse che incontrai Pannella, al palazzetto dello sport, per il voto ai diciottenni. Avevano aderito tutti i partiti, quasi tutti, non so se c'era anche la DC, forse non c'era la DC e il Movimento Sociale, tutti, compreso il Partito Comunista, tutte le formazioni giovanili. Beh, quando quella sera intervenne il segretario nazionale dei giovani repubblicani, si creò una contestazione da parte dei giovani comunisti che non lasciavano parlare. Urlavano contro perché erano logicamente con la DC al governo, cosa che non c'entrava assolutamente con quel tipo di battaglia. E io mi impressionai molto perché vidi la reazione di Pannella, che diciamo aveva un po' la regia della serata, che prese il microfono, scese dal palco e andò proprio in mezzo al pubblico, davanti ai giovani comunisti, a urlargli, a dirgli anche non avete capito un cazzo, cioè proprio letteralmente con queste parole, e per sottolineare il valore che proprio c'era, che era il plus di avere un giovane repubblicano in questa battaglia e non che andava per forza sacrificato. Dunque non era facile, però c'era questa propulsione, diciamo, di volontà laica politica che poi, diciamolo, si è manifestata. Giuseppe elencava molte altre situazioni nella quale si è tutto, perché anche nel discorso femminista, no, Giuseppe, è stata un po' la stessa cosa. C'è stata un certo tipo di apertura nel femminismo, nei movimenti femministi. C'era una differenza, per esempio, con l'UDI. Io mi ricordo che una volta andai per partecipare a una, non mi ricordo, una manifestazione dell'UDI e mi cacciarono fuori non perché ero Roberto Casali, perché ero un uomo. Dunque c'era, diciamo, si scontravano due realtà completamente diverse, che la diversità, secondo me, era proprio il laicismo. Non lo dico perché, provenendo dal Partito Liberale, appunto, è stata la prima cosa che mi ha interessato del Partito Liberale, però è perché è una fotografia di una situazione. Il divorzio stesso, diceva, il capire la differenza, no? Di quello che erano i politici e quello che erano i cittadini. Ricordava nelle fabbriche l'azione del manifesto Giuseppe, e guardavo prima i risultati, che andava a smentire una prassi che era quella che si dubitava a sinistra, diciamo così, la sinistra istituzionale, si dubitava all'inizio sul discorso del divorzio perché veniva considerata
una posizione borghese. Io mi ricordo che quando andavo ai dibattiti, mi ricordo uno a Corpolò che mi mandò proprio, mi chiese il Partito Comunista di andare perché non trovava nessuno divorzista per parlare. Mi ricordo che c'era qualcuno che mi diceva: come, volete il divorzio? Il divorzio è una cosa per i ricchi. Vi immaginate due case, due camere da letto, cioè si va a sdoppiare, se lo possono permettere solo i ricchi. E questa è... Ah, certo che è anche vero, però diciamoci la verità, sono un diritto civile, insomma, può anche costare sicuramente qualcosa, non è mai sempre per forza la manna dal cielo. Ebbene, io dico la verità, non avevo pensato mai dopo 50 anni di ricordarmi ancora del 12 di maggio come l'anniversario, la data del divorzio, perché come diceva Ivan all'inizio ormai la do per fatta. Il 12 maggio io invece ho continuato a ricordarlo e in qualche modo anche quel giorno stesso a manifestarlo, è stato per quello che è successo con Giorgiana Masi 2 anni dopo. E questo non c'entra niente col divorzio, ma è sicuramente un quadro che va a compilarsi alla fine, che è quello della non violenza. Tutto l'atteggiamento politico di quel periodo degli anni 70 viene raccontato ormai con una fotografia, quello del terrorismo. Questo è quello che viene sempre avanti. E come ha fatto bene Walter Veceglio a ricordare in questi giorni in un suo articolo, se non so, sull'Ulf Post, era, non mi ricordo più Walter, ricordare che l'altra sera c'era stato questo dibattito, credo dalla Gruber, se non sbaglio, dove Giannini... hanno ricordato questo evento di Giorgiana Masi, che non so se sapete, 2 anni dopo una manifestazione proibita per l'anniversario del divorzio, allora c'era il ministro degli interni Cossiga e fu veramente una... il rischio era quello della mattanza, ma alla fine, per fortuna, bisogna dire che c'è stata solo una vittima, che è stata Giorgiana Masi, questa ragazza che è stata colpita da un colpo di pistola che non era certo proveniva dai manifestanti, ma veniva dalla parte opposta, che era sicuramente le forze dell'ordine. E la memoria, la non violenza, anche lì in questo caso, come sottolineava Walter, è stato ricordato da Giannini, e quell'episodio è stato ricordato come un episodio di violenza da entrambe le parti. Io è ancora, diciamo così, da pensionato politico, perché non faccio più politica, anche perché ho sempre considerato la politica una militanza. Il mio fare politica era militanza, non era fare non altro, non aveva altri aspetti. E ormai con gli anni, cioè con i nostri anni, quindi chi appunto ricorda che c'era 50 anni fa, la militanza è molto più difficile, perché ci sono magari altre problematiche, no? E però rimane saldo, da laico, quello che è stato per me anche il passaggio al Partito Radicale, che l'altra cosa fondamentale era la non violenza. Io credo che la non violenza oggi sia effettivamente sottovalutata, se non addirittura dimenticata, come metodo di lotta politica, come necessità che ci sia nella politica, nella legislazione politica, una base che sia quella della non violenza. Altrimenti veramente sarà difficile qualsiasi cosa, perché ci saranno scontri sempre, che potranno essere scontri verbali, e quelli vanno benissimo perché non fanno mai male a nessuno, ma aprono poi, quella asprezza viene tramutata e gestita in modo diverso
come si rischia un po', insomma, nell'aria, io non, un po', insomma, gli atteggiamenti che vedo sono quelli che sono tutti i giorni ci ricordano e sono la realtà, e possono avere delle escalation, possono avere altri risultati. E nello stesso tempo sono stato molto contento di rivedere Giuseppe stasera, perché sempre per parlare di diritti, l'ultima volta che ci siamo visti è stato quando tu eri deputato, sei venuto a Rimini per la veglia di Piero Welby, nella notte che Piero aveva deciso. 2007, 2008. Beh, dopo chiediamo a Walter. E dunque, per restare sul discorso dei diritti, che si possono, no? E si devono sempre aggiornare, perché innanzitutto, insomma, il diritto di decidere per se stessi credo che sia sacrosanto. Grazie. Io farei venire su accanto a Gibo la Sonia e Massimo. Venite voi due, che adesso facciamo il tavolo così. Venite entrambi. No, venite entrambi, tanto una voce femminile la vogliamo a questo tavolo. Così avremo due avvocati. Alla disquisizione legale, perché va bene. Siamo stati troppo seri. No, ma volevo parlare soltanto della attacca il microfono. Non possiamo parlare della vendetta, della piccola vendetta che la Chiesa Cattolica. Una piccola vendetta, perché negli studi degli avvocati ma si sente così? Negli studi degli avvocati ne succedono sempre di tutti i colori, no? Quindi abbiamo, da un punto di vista strettamente giuridico, abbiamo avuto in un primo tempo la povera signora che veniva da noi piangendo, dice: mio marito, c'è il divorzio, oddio, mio marito se ne va. Dico: guardi signora, che non è mica così semplice, perché prima di tutto bisogna che suo marito ottenga la separazione per sua colpa, per sua colpa. Cioè, se lei commette adulterio, ma scherza, io adulterio, io vado in chiesa tutte le domeniche, no, dico, quindi, oppure se lei abbandona il tetto coniugale, ma vado soltanto a trovare la mia mamma, io non di sicuro. E la terza, sevizie, io sevizie, mio marito, cioè, si poteva chiedere se prima si riusciva a ottenere una separazione per colpa del coniuge, non di quello che chiedeva la separazione, ma del coniuge contro cui veniva chiesta. E qui non sono molto d'accordo con l'onorevole che mi ha preceduto, che ha detto che questo divorzio avvantaggia la donna, non lo so, perché l'articolo 151 del codice civile diceva quello che ho detto adesso, cioè tu, se sei una donna brava, cattolica, religiosa, quindi non commetti adulterio, non lasci il tetto coniugale e non sottoponi tuo marito a sevizie, lui, il masculo, non potrà mai e poi mai chiedere la separazione nei tuoi confronti, la separazione che deve precedere la richiesta di divorzio. Prima ci volevano 3 anni, ti ricordi, da lì al divorzio, adesso bastano 6 mesi se il divorzio è consensuale. Quindi questa signora andrà via tutta contenta, mio marito non potrà mai chiedere. E sulle piazze, quando facevamo i comizi, lo dicevamo, aspetta, quello nell'articolo che ho scritto, che viene fuori domani, ho fatto una specie di sceneggiata di quello che dicevamo noi. Partito Liberale, con tessera radicale. Vi ho dunque dimostrato, cari amici, che la legge Fortuna Baslini, un socialista e un liberale che l'hanno presentata,
questa civilissima legge che la Chiesa vorrebbe eliminare dal nostro ordinamento ebbe l'approvazione o l'astensione della stessa DC. Questo è vero, prima del referendum ci fu una, e ciò in base alla considerazione che vi ho appena detto, cioè, ma ragazzi, come fai a ottenere un divorzio nei confronti di una donna cattolica credente? Ce la farai mai, perché l'adulterio non lo fa, l'abbandono non lo fa, e quindi il divorzio è passato anche per questo, il referendum. Poi mi viene in mente Metastasio, per far passare la medicina cospargi di soave licor l'orlo del vaso. Innanzitutto, un anno prima del divorzio è stato dichiarato anticostituzionale il reato di concubinato. Prima era stato dichiarato anticostituzionale l'adulterio, poi il reato di concubinato. Per cui uno teoricamente potrebbe anche dire: beh, io non divorzio, io me ne vado a fare con la mia concubina. Buona, no, cioè, a questo punto. Ma fermo questo, dopo 3 anni dal divorzio è stato modificato, attenzione, state attenti, perché è stato modificato quel famoso articolo 151, quello che diceva colpa se vista della moglie, se la chiede il marito. No, no, una cosa incredibile. Da un punto di vista giuridico, certe volte mi dico, ma abbiamo avuto con quella modifica abbiamo avuto il divorzio più permissivo, più ampio, più garantista di tutto il mondo quasi. Forse solo a Reno è più facile. Perché? La nuova disposizione, articolo 150, dice entrambi i coniugi, quindi anche il coniuge colpevole, possono chiedere il divorzio se si verificano situazioni che rendono intollerabile la convivenza. Hai capito? La signora Teresa, che prima era tutta tranquilla, va dall'avvocato: no, lei mi ha detto, mio marito è andato via, si è messo con una ragazza più giovane di lui, sta con lei, ma adesso lo concio io, perché prima di tutto lo denuncio per concubinato, ma guardi che concubinato l'hanno eliminato. Va bene. Però comunque, come mi diceva lei l'altra volta, ci deve dimostrare la colpa mia per adulterio, la colpa mia perché l'ho seviziato, la colpa mia perché sono andato via di casa. Io non ho fatto niente di questo, quindi no, guarda signora, è lui stesso che ha creato la situazione di intollerabilità, vi rendete conto? Vabbè, questo è un divorzio enorme, quello che abbiamo ottenuto, ed è stato attraverso un'azione progressiva. Se non ci fosse stata questa azione progressiva, naturalmente poi c'è il risarcimento, danni, soldi, chi non ce l'ha poi i soldi non prende neanche questo. Termino soltanto con il pezzettino umoristico che sono andato a pescare in un articolo che ho scritto 15 anni fa. Perché anche queste cose capitano negli studi degli avvocati. È brevissimo, faccio presto. Ve lo recito. Il fatto è, questo è il cliente che parla, dice, il fatto è, avvocato, che siccome per la Chiesa il mio divorzio non vale, il prete ha detto alla mia seconda moglie che se facciamo l'amore commettiamo adulterio e che dunque, se voleva fare la comunione, doveva cessare i rapporti sessuali con me. E allora? Faccio io. E allora sono 3 mesi che niente. Lei fa la comunione tutte le domeniche. Capito? Avuché, sono romagnolo, ho 38 anni, il sangue caldo. Ho cercato di convincere il prete, ma quello non si muove, non si scrulla. Al sodus battelcorni. Ho pensato che se ci parla lei, guardi, ho qui il numero di telefono. L'avvocato rimane perplesso. Sa che c'è un'enciclica del Papa che forse potrebbe aprire uno spiraglio interpretativo. Beh, proviamo.
Il prete si dimostra gentilissimo, caro avvocato. È tutto molto semplice. Il sacramento dell'Eucaristia non può essere dato a chi ha violato un altro sacramento. E così il matrimonio religioso, contraendo un'unione civile penale, non sacramentale, non vale. Scusi, reverendo, ma se il Papa nella sua enciclica ha rivalutato l'eros, cioè l'amore carnale, questo principio non deve valere neanche per i divorziati, caro figliolo, lei non ha compreso lo spirito dell'enciclica. L'avevo registrata, Se permette, glielo spiego io. L'eros, come si è ricordato il Santo Padre, è importante proprio in quanto può sublimarsi nell'agape, cioè nell'amore spirituale. E adesso vi dico che nelle ultime tre righe ho avuto la prima censura da parte del mio direttore del giornale dove parlavo, dove scrivevo. Dopo capirete perché mi ha censurato e dove. Il cliente fissa speranzoso l'avvocato. E allora che ha detto? Ha detto che lei deve sublimare il suo eros. Ma in parole povere, che lei non può più scopare con sua moglie. E qui il direttore mi ha fatto arrabbiare, perché ha messo che lei non deve far più l'amore con sua madre. Ma se toglie scopare, non è più bello il finale, no? Abbiamo litigato. Grazie. Facciamo intervenire per un saluto a Francesco Bargagna, assessore del Comune di Rimini, che è il benvenuto, insomma, il presente, e ci porta il suo saluto. Grazie di avermi chiesto questo saluto, lo faccio molto volentieri perché è un tema a cui credo molto. Mi voglio anticipatamente scusare con gli altri relatori, con la mia prof Sonia Trubranelli, con Massimo Bianchi, con Giorgio Franchini, con gli altri relatori, ma semplicemente perché purtroppo ho un incontro della campagna elettorale questa sera a Cervia e devo scappare via, però ci tenevo a fare un brevissimo intervento. È una data molto molto importante. A me ha fatto piacere partecipare oggi perché ho appreso delle informazioni politiche e anche, diciamo, folcloristiche che non conoscevo e che sono state molto molto simpatiche, oltre ai racconti dell'amico Giuliano Bonizzato. Anche sì, e siamo entrambi tifosi anche del Bologna, diciamolo. Adesso va di moda, ma noi lo eravamo anche quando non eravamo di moda. A parte questa piccolissima digressione, io appunto volevo ringraziarvi, insomma, e dire che secondo me è un anniversario da ricordare, in quanto i diritti in questo momento in Italia purtroppo sono a rischio. Purtroppo sono a rischio, lo vediamo purtroppo sui giornali tutti i giorni, soprattutto i diritti civili in particolare. Con Ivan abbiamo da tantissimi anni fatto battaglie su questo, in generale assieme ai radicali, e come segretario regionale del Partito Socialista io mi onoro del fatto che la legge porti il nome di Loris Fortuna, che è stato un grande socialista e anche un grande radicale con la doppia tessera, come si diceva poco fa. E penso che sia una legge, per fortuna almeno quella del divorzio non è in discussione, ma tante leggi come quella sull'aborto e tanti diritti civili, dal testamento biologico alle condizioni, appunto, come Ivan è un grandissimo e coraggiosissimo combattente su questo, la condizione delle carceri, che è un tema veramente grosso. Quindi la strada del divorzio, perché ricordiamo che il divorzio è stato il primo grande referendum dall'esito non scontato per nulla, e c'è stata una vittoria con il 59% a livello nazionale, quindi, e anche a livello riminese ovviamente. Quindi è importante partire dalla memoria storica di questi fatti e analizzarli in profondità, cosa che purtroppo nel dibattito politico attuale manca, e quindi iniziative come queste sono veramente le benvenute. E quindi veramente un saluto a tutti, non mi ero preparato nulla, però veramente grazie di avermi dato questa possibilità, e un saluto a tutti e buon proseguimento. Grazie. Grazie.
Marco Pannella nelle sue analisi parlava di regime, e per lui era il regime il sistema del nostro paese, che aveva qualcosa che privava il cittadino della sua possibilità di avere diritti e di libertà. E perciò noi come Partito Radicale individuiamo nel regime in cui viviamo delle cose da risolvere, da superare. Non ne facciamo una questione di schieramento politico, non diciamo che sono uguali gli schieramenti politici, ma individuiamo nel regime, in quello che Marco Pannella descriveva come democrazia reale, un sistema da cambiare. Spesso ora cambiano gli attori che governano, ma poi molto di frequente i risultati per il cittadino non cambiano nella partecipazione e nella libertà. Mi sentivo di aggiungere questo alle cose che ha detto Francesco. Allora, io vorrei sentire un po' la voce di Sonia, di una coppia che c'è qui, che è stata attiva, e di Massimo, che è avvocato, in modo che così... È acceso, ecco. Così ci raccontano la loro esperienza, Massimo dà il contributo che ritiene opportuno. Allora, io ho già sentito molti riferimenti alla storia di questo periodo, diciamo del referendum sul divorzio. Io volevo dire che quando è entrato in vigore, era il 1° dicembre del 1970, io ero molto piccola perché avevo 16 anni e quindi non ero ancora in grado forse di capire, no, l'importanza anche legale, così come è stata presentata per esempio dall'avvocato Bonizzato o dai riferimenti di Werther a questa legge. Però io ricordo con vivezza la situazione familiare. Infatti io, più che entrare nel vivo diciamo del referendum, vorrei raccontare che vengo da una famiglia in cui questo argomento era piuttosto difficile da affrontare, era piuttosto dibattuto, perché mia madre era di quelle bambine, così come si è visto in quella vignetta, che si è andata a, diciamo, no, schiantare perché i genitori si sono separati, non divorziati, perché quando lei era piccola ovviamente lui aveva la concubina e aveva tutta una sua storia, la moglie con 6 figlie era rimasta da sola, e quindi mia madre ha vissuto una situazione veramente piuttosto pesante. Allora poteva denunciarlo per concubinato? Insomma, forse lei non... Era abbastanza semplice, no? Era una, come dire, la nonna era una persona veramente molto semplice, e quindi forse questo non lo ha fatto. Però io ricordo la sofferenza di mia mamma e delle sue 5 sorelle rispetto a questa situazione, e quindi a un certo punto queste 6 bambine sono diventate anche 6 ragazze, e queste 6 ragazze sono state spedite in quello che prima mi sembra Chicchi abbia descritto come un'azienda matrimonialista, cioè sono state mandate al matrimonio con persone che non avevano scelto, ma siccome dovevano sopravvivere, questo è stato loro imposto. E mia mamma quindi ha sposato una persona che non amava, ma che di necessità era diventata... era diventato suo marito. E quindi io sono nata da questo matrimonio insieme a un'altra sorella, un matrimonio che è durato, perché i miei hanno anche festeggiato i 50 anni, però posso dire di avere respirato, e per la storia pregressa di mia mamma e per la storia mia personale, dentro questo matrimonio, diciamo, voluto da lui ma non da lei, una situazione affettiva difficile, molto difficile. Quindi io il 1° dicembre del 70 avevo solo 16 anni, ma ero molto avanti con questo tipo di riflessione, e ricordo che non ho potuto
dovuto mettere la croce, no? Perché non avevo l'età, ma io con mia mamma parlavo attivamente del fatto che lei dovesse assolutamente mettere quel no, e mia mamma era anche una cristiana fervente e credo non l'ha mai detto apertamente, ma che alla fine lo abbia fatto. E quindi insomma, ecco, vi ho voluto raccontare una parte molto personale, una prospettiva molto personale di questa dell'importanza del referendum sul divorzio, perché comunque poi mia mamma ha sempre scelto di rimanere con suo marito, no? E quindi non ha comunque, come diceva prima Bonizzato, lei era una cristiana per bene, che non aveva fatto niente di male al proprio marito, però che aveva dovuto ragionare e per la sua storia precedente e per quella che andava vivendo intorno a questo problema. Quindi veramente sono diciamo riflessioni antropologiche, oltre che diciamo di diritto, che io ho vissuto molto direttamente. Poi di lì ricordo molto meglio il referendum sull'aborto, ricordo altre cose che io ho vissuto più direttamente, tante altre cose che poi ho diciamo affrontato anche da un punto di vista politico successivamente, però tutto nasceva di lì, da certe riflessioni intorno alla libertà di giudizio, alla discriminazione che le donne molto spesso, diciamo di cui le donne molto spesso erano vittima. E quindi, beh, insomma, sono stati dei cambiamenti, come diceva Werther prima, no? Importantissimi, che hanno dato una eco poi, no? È come un'onda che è partita e che ha dato poi un movimento di tipo laico in tempi non sospetti, e che ha aperto davvero molto le menti, anche se devo dire che la mia generazione insomma era abbastanza ancora in difficoltà su certe cose. Io per esempio, quando ho combattuto insieme ad Adele Faccio, mi ricordo, no, tutta la questione dell'aborto, passando per il corso non venivo più salutata dalle mie compagne di classe, perché ero di scuola, perché ero diventata una persona socialmente pericolosa, ecco, riprovevole, quindi insomma queste cose qua, per cui insomma sì, oggi questi problemi ci sono tuttora, hanno cambiato un po' abito, hanno cambiato il modo di porsi. Oggi siamo in un momento in cui tutto si comunica, in cui tutto diviene molto velocemente, però noi donne abbiamo ancora molto pane da mordere, e lo dice la cronaca tutti i giorni o quasi, e anche queste questioni attualmente, no, molto vivaci intorno all'aborto tornano, no, di grande come dire, di grande contemporaneità. Ancora una volta c'è un oscurantismo culturale davvero preoccupante, e io sono stata un'insegnante, adesso sono in pensione da un paio di anni, uno di questi alunni l'avete visto, era Francesco Bragagni, ho insegnato. Ho fatto anche la domatrice di leoni a suo tempo, poi però sono arrivata anche ad insegnare al liceo classico, di cui appunto, dove ho incontrato anche Francesco, e allora abbiamo fatto tanto latinorum, no? E allora il divorzio da divortere vuol dire proprio prendere posizione, allontanarsi da. E io vorrei concludere con questa riflessione che vi lascio, perché si dice divorzio, divorzio, ma cosa vuol dire divorzio? Divorzio vuol dire assumere criticamente una posizione di separazione, motivandola e prendendo atto, no, della propria scelta. Non è una spada di Damocle che ti cade in testa e dalla quale non, no, e che tu vivi senza una riflessione anche filosofico-antropologica. E quindi direi che sono passati i tempi in cui, no, il marito ti scaraventa fuori di casa perché non,
con te non ha più piacere di stare, e siccome abbiamo parlato anche di patriarcato, e c'è anche qui un argomento piuttosto difficile da affrontare, però insomma stiamo togliendo via via un potere importante alla figura maschile dopo il divorzio, dopo l'aborto, anche magari adesso che non ci venga in mente, no, di renderci indipendenti del tutto, senza dover anche spiegare perché. E quindi insomma rischiamo, abbiamo rischiato e rischieremo. Viva le donne, siamo 3-4, quante siamo, però cerchiamo di tenere duro, perché chi ci ha preceduto comunque lo ha fatto. Io ho un ricordo di Adele Faccio meraviglioso, e basta, dai, passo la parola a costui che è mio marito, dal quale non mi sono ancora divorziata, ma si sa mai, Un'osservazione che nasce da queste discussioni: è indubbio che per una casalinga italiana religiosa, cattolica, fedele ai precetti della Chiesa, si trova veramente in una situazione di svantaggio enorme rispetto a un uomo che fa quel che vuole. A questo punto se ne va a stare con un'altra, soprattutto se ha l'uomo ha in mano i soldi e lei non c'ha da che fare. Perché quando io mi trovavo nelle situazioni in cui, sì signora, è andato a stare con un altro, non c'è più il reato di concubinato, ha chiesto il divorzio, lo può chiedere perché ha commesso lui stesso quella situazione di intollerabilità per cui si può divorziare. Se ne va e lascia la moglie casalinga, cattolica, religiosa, che a un certo momento non è in grado di mantenersi. Ah sì, fa l'avvocato, ma a un certo momento lei, oltre al mantenimento che l'aspetta, può chiedere anche i danni. E se tu non c'è la lira? Cioè, paradossalmente, con questo finito, questa situazione di svantaggio che una donna cattolica, casalinga, accendi il microfono. Porta la donna a una maggiore indipendenza, alla voglia di lavorare, di rendersi indipendente, di diventare. Vabbè, comunque ormai. No, di diventare. Non, avete sentito lo stesso? Sì. Di diventare praticamente allo stesso livello dell'uomo, cioè spinge. Perché io vi ho dato una visione pessimistica sotto un certo aspetto della nuova legge sul divorzio, vista da una donna cattolica e casalinga. Però non possiamo a un certo momento rimanere fermi e non andare e non progredire come hanno progredito tutti i paesi che non avevano la fortuna o la sfortuna di avere il Vaticano in casa. Quindi a un certo momento dobbiamo prendere atto della rivoluzione che è avvenuta, come diceva giustamente la professoressa, anche nelle donne che a un certo punto si rendono altrettanto indipendenti e con le stesse ragioni per cui il marito se ne va perché rende intollerabile la prosecuzione del rapporto, se ne va anche la donna perché c'ha i soldi anche lei, perché lei è professionista, perché lei guadagna. Cioè stiamo andando verso il progresso, non verso il regresso. Il regresso ce l'hanno voluto imporre fino ad oggi quelli che sappiamo. No, perché mia moglie non è mai stata una casalinga, No, i primi anni mi ha mantenuto. Ma infatti ho iniziato a lavorare. No, ma io non mi riferivo mica a lei, mi riferivo al suo discorso, per cui le donne si sentono ora altrettanto libere, allora, altrettanto matriarcali. Va bene. Io Non faccio un intervento che è riferito alla mia esperienza personale. Dopo tutti questi interventi, anche importanti, preferisco farlo con questo taglio. Io il divorzio lo ricordo bene perché è stata la mia esperienza prima politica. Ero, come ha ricordato Werther,
segretario della GLIDEL, della Gioventù Liberale, ero quindi quello che doveva decidere sulla posizione della Gioventù Liberale, quale posizione questa avrebbe preso, e sono riuscito a strappare una maggioranza che mi è costata anche qualche problema di amicizia, e quindi la Gioventù Liberale aderì per il no. È chiaro che questo poi nell'ambito dell'allora Partito Liberale, a parte il ricordo di Massimo Panozzo di altre questioni, non mi consentì certo di fare carriera nel Partito Liberale, e così presi la tessera radicale, e per me, come per Werther, la politica era militanza. Mi trovai con Werther a fare tutta la campagna elettorale del divorzio, bellissime notti in cui attaccavamo tanti manifesti, e che poi proseguì. Intanto ho conosciuto Werther, ed è un inizio di un'amicizia che dura ancora, fraterna. Ma soprattutto voglio ricordare che in quel momento vi era una spinta che Werther ha chiamato laicità, l'importanza della non violenza. Devo dire che per me in quel momento era stato un sogno, ed era qualcosa anche di più. Quei quattro deputati nel 76, no? Per me furono, ricordo il pianto, io ero, no? In una, questo lo voglio, in un seggio che non per colpa mia solo, ma comunque ha finito gli scrutini alle 4:30 del mattino, e vi erano loro, Sonia, Werther, Nuela, no? C'erano così via, e un pianto liberatorio. Ci credevamo davvero, e non era in gioco una cosa sola. Noi pensavamo che potesse questa metodologia dare uno scacco alla politica, rovesciare tutto, no, Werther? Noi pensavamo che fosse una rivoluzione. Noi credevamo a questo, e per questo Marco Pannella parlava di regime. Noi parlavamo di regime, lo vedevamo nella sua interezza, è il regime che ancora abbiamo di fronte, anche se tutto è cambiato, perché l'Italia è governata in un certo modo e continua ad esserlo, e noi si sperava di rovesciare questo, di cambiare questo. Pannella, gli scritti di Pasolini, certe lotte in ambito ci creavano una situazione in cui si poteva fare qualcosa di veramente grande. Non è stato così, perché la storia dice che non è così, e forse su questo noi da giovani non vedevamo quelle situazioni economiche, sociali, storiche del paese tendevano a impedirlo, questo sogno. Però quel sogno è rimasto, se non altro, nel cuore, e questo è l'effettivo mio sentire, la ragione per cui sono qui. È un bellissimo sogno che andrebbe coltivato. E per questo poi, sai, le cose sono finite, perché a me è morto il padre abbastanza prematuramente, pochi mesi dopo quelle votazioni dei quattro deputati, Spadanza, Fazio, no? delle così, e per me la militanza fu sempre più dura, e iniziò più che altro la pratica di avvocato da Antonio Zavoli. E quindi questo è quanto avevo da dirvi e da raccontarvi. Grazie. Walter, vieni su. Giorgio, vieni su, che così io a te, Walter, ti farei chiudere, cosa dici? Dai, dopo. Vieni qua vicino. Prendine uno che funziona. Allora, l'architetto Giorgio Franchini, sì, perché. Ha detto che vuole essere definito.
architetto. Sentiamo. No, io non ho molto da, doppio testa. Non ho molto da raccontarvi perché non ho fatto appunto un altro mestiere dagli avvocati che sanno dire un sacco di cose. Mi è piaciuta l'analisi marxiana che ha fatto il nostro ex sindaco, no? Addirittura la lotta di classe si può leggere in qualche modo in quella chiave lì. Io so dei due o tre ricordi. Una cena con Loris Fortuna e Ercole Tiboni, che eravamo i due consiglieri alla fine degli anni 70 in consiglio comunale, e Loris Fortuna era venuto a dare un impulso alla campagna referendaria, perché forse eravamo a dopo il 70. E l'altro ricordo è quello di comizi nel Forese, dove non c'era nessuno, io parlavo con un microfono di notte senza vedere chi mi stava ad ascoltare, però la campagna andava fatta e quindi abbiamo battuto le zone di Montecolombo, Cavallino. Bei ricordi, ricordi di gioventù. Noi poi eravamo di una classe che non abbiamo beneficiato di questa legge, almeno la mia classe, 1938, noi eravamo già inchiodati a una firma, quel matrimonio aveva una prospettiva già tracciata, poi è chiaro che sono stati anche di voi, però noi siamo stati resistenti anche di fronte a situazioni critiche. Ci sono i giovani che adesso vedono il matrimonio come un fidanzamento anche più breve, no? E quindi si alternano. È stato abbandonato il matrimonio religioso, il matrimonio civile, eccetera. Si vive un'altra stagione, però bisogna rendere onore al Partito Radicale che gettò il seme di questa battaglia, no? E la condusse fino in fondo, fino alla vittoria. Grazie mille. Allora Walter, raccontaci un po'. Da romagnolo, anche tu sei romagnolo, in qualche modo sei romagnolo anche lui. Un po' ficcato. Al di là di questo, alcune suggestioni, poi dopo, altro che storico, io semmai sono testimone, sono già passati 50 anni e mi preoccupo di conservare delle briciole di memoria, delle briciole di memoria che non vadano disperse. Il respiro dello storico, insomma, bisogna avere anche un distacco che io non ho per aver fatto la militanza e cercare di combinare alcune cose ancora. Ma qui alle mie spalle ci sono alcune fotografie, non questa, ma ce n'è una che prima o poi arriverà, dove si vede un giovanissimo Marco Pannella e Paolo VI ha vinto e ha perso, Argentina Marchei ha vinto. Ecco, allora... partiamo da qui. La legge sul divorzio viene chiamata Loris Fortuna Antonio Baslini, il primo parlamentare radicale socialista, l'altro liberale. Andrebbe chiamata anche legge Fortuna Baslini Pannella Mauro Mellini, perché Mauro Mellini fu l'avvocato radicale ex liberale che prima ancora di Pannella intuì che il divorzio era un qualcosa che era maturo per questo paese. E Argentina Marchei, che è una donna che prima o poi vedremo in una di queste fotografie, che era una popolana comunista, li aveva all'epoca 60-70 anni, che era stata abbandonata, era una delle cosiddette vedove bianche, se non ricordo male, si chiamavano così, era stata abbandonata dal marito che era andato in Sud America, emigrante, e si era creata un'altra famiglia, e lei era rimasta sola, poi aveva trovato un amore, erano nati dei figli ma non li poteva riconoscere. Finalmente questa donna militante di Trastevere, comunista, divorzista della prima ora, militante della LID, riesce a riconoscere i suoi figli e a dare una dignità anche formale a quest'amore e a questa nuova famiglia che si era creata. E quindi ecco Argentina Marchei, questo personaggio che andrebbe ricordato e invece si rischia di dimenticare. Perché dico questo? Perché nell'Italia di allora, io sentivo dire, ma vi ricordate la legge del letto caldo? Allora, se vi ricordate di Fausto Coppi, a un certo punto scoppia un amore con la famosa Dama Bianca, amore serio, non era un'avventura. Nascono anche un figlio almeno,
e vivono insieme, però il marito di lei non la prende molto bene e denuncia la coppia, e i carabinieri fanno irruzione nella casa di Fausto Coppi e c'è la prova del letto caldo, nel senso che il maresciallo dei carabinieri, non so chi era, tasta il letto. Se una delle due parti era, diciamo, fredda, allora non si era consumato l'adulterio. Siccome era caldo da tutte e due le parti, ecco che la donna e l'uomo avevano dormito insieme. Ah, non è che vengono arrestati tutte e due, viene arrestata lei. Quindi quello era il tipo di stato in cui si viveva. E io credo che lì con il referendum sul divorzio si assiste, oggi si usa dire non ci sono più i corpi intermedi, i partiti, i movimenti, quello che ci sono, i sindacati non capiscono più la società, non c'è più questo, ma già allora sia la Democrazia Cristiana che promuove il referendum su impulso del Vaticano, e quindi anche il Vaticano non ha più il polso della situazione, ma anche il Partito Comunista, che era estremamente timoroso e arriva al referendum proprio trascinato per i capelli ma cerca di evitarlo fino alla fine, entrambi hanno paura del loro elettorato, pensano che sia una cosa diversa da quella che poi si manifesta. Il primo scollamento società politica e società civile si verifica nel 74, e tant'è vero che Fanfani, che è stato il segretario della Democrazia Cristiana, leader della campagna per il divorzio, si permette di andare in Sicilia e a Enna, di fare un comizio più o meno del tipo: se voi voterete per il mantenimento della legge sull'aborto, le vostre mogli scapperanno con le donne di servizio. Allora, mettiamo, siccome i siciliani o non ci hanno creduto o volevano che le loro mogli scappassero con le donne di servizio, perché la Sicilia è stata una delle regioni con il più alto voto a favore del mantenimento della legge sul divorzio. Però lo si può capire, nelle regioni meridionali c'erano una quantità di emigranti che, come il marito di Argentina Marchei, erano andati in Canada, in Australia, in Sud America e hanno piantato la moglie, e le mogli erano rimaste lì, vedove bianche, e magari si erano ricostituiti anche loro una famiglia, ma non era una famiglia legale, e quando c'è stato il divorzio si sono potuti legalizzare, se così si può dire. E quindi posso capire che quelle donne, magari vestite di nero, velate, eccetera, eccetera, quando si trovano la scheda in mano e nel segreto dell'urna, magari hanno votato secondo la loro coscienza e il loro, lo dico in termine non spregiativo, il loro interesse, nel senso che faceva, era bene che votassero in quel modo. Voglio dire questo perché poi ci sono anche delle cose che tendiamo a dimenticare. Qui vicino, prima abbiamo parlato ai cristiani del no, c'era questo movimento dei cattolici del no che diceva: io magari non voglio divorziare, però chi sono io per impedire a un altro di poterlo fare? Sapete, c'era una suora, l'unica, che ebbe il coraggio di fare la campagna per il mantenimento della legge sul divorzio, poi è diventata parlamentare radicale, si chiamava, è morta purtroppo, Marisa Galli, faceva l'educatrice a Igea Marina, proprio qui da queste parti, e anche lei un nome che forse varrebbe la pena di ricordarci per non smarrire completamente la memoria. È stato detto, insomma, quella stagione, il divorzio, gli anni 60-70 fino agli anni 80, che secondo una vulgata vogliamo far passare con quel famoso manifesto dove a Milano si vede un autonomo che imbraccia una P38 con il passamontagna, come se quella stagione sia stata solo quella. E io mi sono segnato, mentre qui parlavate, divorzio. La legge che non puniva più l'interruzione di gravidanza, perché si andava in galera, oppure bisognava andare dalle mammane, oppure si andava in Svizzera se uno aveva i soldi, ma insomma ci si rovinava la salute. La pillola, gli anticoncezionali, è stata anche quella una grande battaglia. Adesso sembra normale, ma all'epoca non lo era. L'obiezione di coscienza e il voto dei diciottenni, il nuovo diritto di famiglia,
la libertà sessuale, l'abolizione del regime manicomiale, la famosa cosiddetta legge Basaglia. Prima i manicomi erano luoghi di tortura inimmaginabili e una vergogna. Poi non abbiamo saputo assistere successivamente come meritavano i disagiati mentali, però ciò non toglie che non dovevano vivere nelle condizioni in cui erano relegati. La riforma sanitaria, compreso il fatto che, non so, vi ricordate, io avevo dei compagni di scuola che zoppicavano e andavano con dei piedoni enormi perché avevano avuto la poliomielite. E noi dobbiamo a Giacomo Mancini il fatto che il Sabin, il vaccino, e hanno, no, non li vediamo più questi poveri ragazzi camminare come camminavano. E la poliomielite non è più la piaga che era un tempo. Lo statuto dei lavoratori, che per quanto da aggiornare, da aggiustare, da sistemare, comunque una grande conquista che c'è stata. L'abolizione dei reati fascisti contenuti nel codice penale di Alfredo Rocco. E dico, è stata questa la stagione che tutti noi di una certa età abbiamo avuto il privilegio di vivere e di contribuire a che l'Italia, questo paese, diventasse un pochino meglio di quello che era un tempo. E certo, ecco, il referendum. Sapete, sì, cioè, il primo referendum l'hanno fatto i clericali, diciamo, il Vaticano, Democrazia Cristiana, l'allora Movimento Sociale che si accodò in questa campagna. Era una cosa un po' buffa perché molti democristiani erano separati grazie alla Sacra Rota. Ricordo un paio di parlamentari con 5-6 figli democristiani, erano stati annullati il matrimonio per impotenza. Era una cosa un po' buffa. Mauro Mellini all'epoca ne ricavò un libretto dove raccontava tutte queste vicende. Lo stesso Giorgio Almirante si era separato dalla prima moglie e viveva con la sua allora compagna Assunta Almirante. Quindi c'erano delle contraddizioni vistose nel campo antidivorzista e c'erano delle tremende paure nel campo divorzista, soprattutto quello comunista. Ripeto, fecero di tutto, c'era già all'epoca Longo Berlinguer, c'erano questi personaggi, fecero di tutto, la Nilde Iotti, per scongiurare il referendum, timorosi che il loro elettorato votasse per l'abrogazione della legge. È accaduto giusto il contrario. Quelli che dovevano votare per l'abrogazione invece hanno votato spesso e volentieri per il loro mantenimento. Erano talmente timorosi che ricordo che la manifestazione unitaria a conclusione della campagna del referendum, tutti i partiti dell'allora arco costituzionale, meno Democrazia Cristiana e Movimento Sociale, la fecero a Piazza del Popolo con rigorosa esclusione di Marco Pannella. I radicali non ci devono essere. Tant'è che il 12 di maggio, io l'ho vissuto a Roma nel 74, a Piazza Navona, e quando vennero fuori, cominciarono i risultati a favore del no, ci fu una Roma che spontaneamente impazzì e, per chi la conosce, si creò un corteo spontaneo che da Piazza Navona arrivò in un luogo emblematico, Porta Pia, la breccia di Porta Pia il 20 settembre, e i primi erano arrivati a Porta Pia e ancora gli ultimi dovevano lasciare Piazza Navona, quindi erano veramente tutta Roma che si era riversata quella notte. Fu una notte di impazzimento, di gioia. E voglio ricordare da ultimo, prima di chiudere, sempre in questa operazione di memoria, qui nelle fotografie il Messaggero che fece una campagna proprio per il no al divorzio, infatti poi dopo la proprietà venne punita, venne defenestrato Perrone, ci fu una sorta di vendetta. Poi si vede mano a mano
L'Espresso, che era il settimanale di Arrigo Benedetti, elegante dell'intellettuale che se lo metteva nella tasca facendo vedere la copertina, perché era uno status symbol, ma c'era il primo settimanale che appoggiò quella battaglia quando non era popolare o non era ben vista dal ceto politico, che si chiamava ABC, diretto da un giornalista di cui nessuno si ricorda più, che si chiamava Enzo Sabato, ed era un giornale da camionisti, se così posso dire, perché pubblicava le fotografie delle donne nude, che però erano donne nude con questi mutandoni che, dal ginocchio fino al seno, quindi erano nude, insomma, per modo di dire. E poi la cronacaccia, proprio il delitto più efferato, però era quel tipo di pubblico che però veniva agganciato, e fece ABC la prima, fu il primo giornale che fece la battaglia per il divorzio e ospitava appunto gli articoli divorzisti di Pannella, di Fortuna, di tutti quelli che facevano questa battaglia. E lì perdemmo una grande occasione, anche lì per l'incomprensione della sinistra, dei progressisti, del mondo laico, perché in contemporanea al referendum sul divorzio, ricordo che il Partito Radicale raccoglieva le firme per 8 referendum, all'epoca lo slogan 8 referendum contro il regime, e si trattava appunto contro il concordato per le norme del codice Rocco fascista, i tribunali militari, insomma era un pacchetto di referendum, e non si riuscì a raccogliere le firme perché inizialmente tutto il fronte progressista aderì a questa campagna, poi decise di concentrarsi sul divorzio e di lasciar perdere gli altri referendum. Forse se si fosse fatto tutti insieme, e tutti insieme si poteva fare, dato il clima del paese, dato il fermento che c'era, dati gli ideali che ci animavano forse un pochino di più di adesso, e anche gli anni che pesavano molto meno di quanto possono pesare adesso, forse l'Italia sarebbe cambiata prima e meglio di quanto non sia cambiata. È stata un'occasione persa, una delle tante, diciamo, del mondo di sinistra e del mondo laico o progressista che dir si voglia. Però volevo aggiungere questo particolare nell'operazione di memoria e di ricordo che facciamo, senza voler sembrare reduci, solo ricordare che tante cose che oggi ci sembrano naturali, un ragazzo di 20 anni credo che trovi assolutamente normale come mangiare, come bere, come respirare, le conquiste che ho citato adesso, all'epoca ci sono costate, come si dice, sangue, sudore e lacrime. Prima ricordava che mi è capitato di dirigere il settimanale satirico Il Male, non per mettermi una medaglietta, ma per dire che tempi si vivevano. 6 mesi di direzione, ho accumulato credo 80 di denunce, querele, ma quelle vanno bene. L'unica dove ho rischiato di brutto, 2 anni e 6 mesi senza la condizionale, per una vignetta che peraltro non avevo disegnato io perché non so disegnare, e Tribunale di Perugia mi condanna 2 anni e 6 mesi appunto da scontare, il Tribunale di Orvieto conferma la sentenza. A questo punto, siccome non mi andava di fare Giovannino Guareschi che va in galera, metti in mezzo la politica, feci presentare un'interrogazione che cominciava con Abbatangelo, deputato del Movimento Sociale, finiva con Luciano Violante, deputato del Partito Comunista, e dentro c'erano tutti gli altri, i socialdemocratici, i repubblicani, i democristiani. In Cassazione hanno inventato un marchingegno, hanno rimandato al Tribunale dell'Aquila, lì il processo si è perso, adesso sarà andato poi scritto 100.000 volte. Perché racconto questo?
E quella vignetta, caso unico per cui ho rischiato seriamente, prendeva in giro un magistrato. E questa è la chiave della condanna. E tutto in qualche misura torna, perché ancora oggi chi tocca la magistratura in qualche modo una scossa se la prende, ecco. E chiudo così, ecco, per dire quanto lavoro c'è ancora da fare. Grazie a Walter, mi sembra un'ottima chiusura della giornata. Ricordiamoci che domani, 50 anni fa, come domani si andava al voto per questo referendum, e che il divorzio ha veramente cambiato il nostro paese e ha innescato tutta una serie di cose che spesso non si ricordano, ma hanno veramente cambiato la situazione delle nostre vite, delle nostre famiglie. Buona serata.